overdose proteica letale per una giovane bodybuilder. Vant create site? Fint free word prestemesa and plugins. Chiando mangiare troppe proteine è letale. A perdere la vita una bodybuilder di 25 anni, Megan Efford. La dieta che stava seguendo era ad alto dosaggio proteico, con frullati, integratori e cibi ricchi di proteine. Da un po' di tempo la ragazza stava seguendo una dieta rigida con cibi ricchi di proteine per arrivare preparatissima a una gara di bodybuilding a settembre. Megan non sapeva però, di soffrire di una malattia rara che non permette al corpo di scomporre le proteine. La giovane donna, madre di due figlie, è stata trovata incosciente nel suo appartamento e poi trasportata in ospedale, dove è morta due giorni più tardi. La sua malattia genetica colpisce circa una persona su 8.000, ma molti non sanno di averla. È causata da errori congeniti nel sistema di eliminazione dell'ammoniaca, che finisce per accumularsi nel sangue, causando danni cerebrali e anche la morte. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.